Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, una puntata di Polifemo in cui vogliamo considerare il momento economico che vive Taranto, considerando le prospettive della realtà ionica viste, diciamo, sotto l'aspetto, sotto la prospettiva appunto del turismo. Lo facciamo con Casartigiani Taranto. Casartigiani, ovviamente, rappresentando la categoria, ha, come dire, il termometro della situazione, perché poi l'artigiano, il piccolo imprenditore, è colui il quale appunto mette in movimento la macchina, l'ingranaggio dell'economia ionica. Una economia ionica che vive in una situazione di estrema incertezza con questa spada di Damocle dell'Ilva. Speriamo che la situazione in un senso o nell'altro si risolva, perché ovviamente devono essere date delle certezze ai cittadini sulla questione ambientale, ai lavoratori su quello ovviamente occupazionale. Andiamo a presentare gli ospiti, a cominciare da Mimma Annichiarico, che è presidente provinciale di Taranto di Casartigiani. E poi abbiamo un rappresentante della categoria, presidente del settore alimentare di Casartigiani Taranto, Tiziano Ricci. A seguire il segretario provinciale di Taranto di Casartigiani, Stefano Castronuovo, e un volto combattivo, una persona combattiva per, nell'interesse appunto della categoria, è il presidente comparto del settore autotrasportatori di Casartigiani Taranto, Giacinto Fallone. Buonasera. E allora, partiamo subito da Mimma Annichiarico. E allora, dicevo all'inizio, una situazione particolarissima, questa situazione incandescente dell'Ilva, e le questioni occupazionali, poi vedremo le propaggini con Fallone relativamente appunto al discorso dell'indotto, che soffre pesantemente. Un territorio, quello ionico, che offre molto, ma tra tante incompiute, penso al porto, penso all'aeroporto, il tutto però con una ricchezza che finora è stata non adeguatamente sfruttata, mi riferisco alla risorsa turismo. Risorsa turismo, Taranto offre tanto. E quando si parla di porto, si parla di aeroporto, noi abbiamo tutte queste strutture, strutture che comunque rimangono lì. Certo, ci sono stati fatti investimenti, ma è quell'investimento che comunque dovrebbe portare effettivamente movimento, economia sul territorio. Le capacità politiche, non sappiamo se poi dobbiamo parlare di capacità politiche o meno, ma sono comunque degli strumenti che nonostante che li abbiamo, nonostante tutto, purtroppo ancora rimangono. Abbiamo la situazione dell'Ilva. L'Ilva è lavoro dipendente. Taranto è abituata ad avere il lavoro dipendente, quindi mancando quello manca il potere di acquisto. Potere di acquisto dove chiaramente non ci dà la possibilità di far girare l'economia e quindi ricade anche questo su quello che è il comparto poi delle imprese territoriali. Quindi, ecco, e soffriamo tutti. Ecco, dicevo, facevamo riferimento così alla classe politica, notiamo che molto spesso Taranto, rispetto ad altre realtà della Puglia, alle altre consorelle, chiamiamole così, pugliesi, svolge un po' la parte di Cenerentola. Forse non siamo rappresentati in maniera adeguata, perché adeguatamente, perché in fondo bisogna battere i pugni, le voci, per esempio, è tutto da definire, da appurare, però vedete la divisione, l'assegnazione delle ZES, quindi zone economiche speciali, guarda caso vede tagliata fuori, vede mutilata un'area di Taranto, l'area di Manduria e zone limitrofe, a favore del versante adriatico. Cioè, voglio dire, poi il territorio ionico, e togli l'aeroporto, e il porto che non funziona, e le possibilità della ZES che ti vengono precluse, e poi stiamo sempre qui ad aspettare la manna dal cielo e diventiamo schiavi poi del sistema Ilva. Certamente, ecco perché purtroppo siamo dipendenti dall'Ilva.
da questo mondo industriale che comunque è sempre fatto da padrona, abbiamo questa cultura e quindi anche passare dalla cultura del lavoro dipendente, cioè quella industriale, a quello che comunque Taranto offre in tutti i suoi sistemi. E quando parliamo di turismo, il turismo è fatto effettivamente da infrastrutture. Noi nonostante tutto che abbiamo tutte queste bellezze, queste possibilità, però poi mancano anche le infrastrutture, perché abbiamo anche una questione di mancanza di parcheggi, di viabilità, di organizzazione, perché alla fine è proprio questo che non si è lavorato in tutti questi anni, al fine che Taranto arrivasse anche a questo. C'era una questione mondo industriale, ma mondo quello che anche offriva dall'agricoltura alla pesca, a tutto quello che è il mondo, diciamo, anche d'impresa. Tiziano Ricci, abbiamo detto che il mondo di Casartigiani, gli artigiani, i piccoli imprenditori, rappresentano il termometro della situazione. Lei, lei è titolare di un'attività commerciale, Ricci Pizzaioli è una tradizione di famiglia, e questi mesi, diciamo, che vanno a cavallo tra la primavera e l'incipiente estate, come stanno andando? Cioè, già dalla la situazione di entrate e di uscite può essere un primo così sentore indicativo. Allora Luigi, tu mi conosci bene, io non sono una persona ipocrita e sono anche molto, molto schietto e sincero. Non voglio parlare delle mie attività perché grazie a Dio, essendo comunque sia esperti del settore da tre generazioni, le nostre attività grazie a Dio vanno benissimo, però rappresentando una categoria noi ascoltiamo quello che dicono gli altri colleghi della stessa categoria e sinceramente quest'anno c'è un calo del 30-40%, che è un campanello di allarme molto 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 grave. Sicuramente c'è un incremento di stranieri, se si vuol parlare di turismo, parliamo di turismo. Il problema sono i tarantini che stanno andando fuori, stanno andando nei paesi limitrofi invece di coltivare la loro città. Però a questo punto forse ora dico, dovremmo anche, con l'appello magari all'amministrazione, a fare delle iniziative, a fare qualcosa per rendere attrattivo il territorio, cioè se io decido di rimanere a Taranto, Taranto mi deve dare delle occasioni per dire bene, io questa sera rimango in via d'Aquino, in via di Palma, e a Lungomare, al Ponte Girevole, anziché andarmene ad Ostuni, a Martina Franca, a Gallipoli e compagnia bella, però mi devi dare qualcosa, delle occasioni, delle attrattive per dire sì, va bene, rimango con piacere qui. Assolutamente sì, e noi stiamo facendo un bellissimo lavoro insieme al Presidente e a Stefano, il segretario provinciale, con l'assessore Tilger alle attività produttive, però tu sai bene, tanti problemi che sono nati a livello comunale, azzeramento di giunta, problemi di bilancio, eccetera, eccetera, stanno bloccando un pochettino forse diciamo, le risorse a queste cose. Delle programmazioni ci sono, già dal mese prossimo avremo, diciamo, dei piccoli eventi ogni fine settimana. Logicamente si può fare meglio, si deve fare meglio, è quello che ci auspichiamo tutti quanti. Bisogna vedere se il comune risponderà a queste nostre richieste ed esigenze. Ok, Stefano Castronuovo, segretario provinciale. Allora, questa abbiamo più o meno monitorato, disegnato la situazione. Un'economia in difficoltà, una questione ILVA che rappresenta la grande incognita. Voi come Casartigiani, come organizzazione di categoria, quali strumenti state cercando di mettere in piedi per favorire la piccola impresa? Allora, noi abbiamo in questi mesi, abbiamo presentato il Festival del Cioccolato, che diciamo ad aprile è stato un successo, ha portato l'Italia a Taranto, io dico. Ha portato l'Italia a Taranto, ha portato a conoscere Taranto da parte, diciamo, di tutte quelle imprese e di operatori che provenivano da tutta Italia, quindi abbiamo avuto un modo per far conoscere Taranto non solo come città dove l'ILVA è inquinata, abbiamo fatto conoscere Taranto per quello che è diverso, cioè il mare, la gente che è attiva, ha risposto bene la città al nostro evento.
volevamo dare appunto un inizio a un percorso, perché le cose purtroppo non si fanno dalla mattina alla sera. Per far rinascere una città c'è bisogno di programmazione. Per fortuna abbiamo trovato l'assessore Tilger che è in, diciamo, in linea con questa nostra ideologia. E che ideologia... Fa piacere, perché io ricordo la levata di scudi, eravate voi, c'era Confcommercio, ci furono dei momenti di tensione con la precedente amministrazione in cui si diceva: ma scusate, noi operatori del settore non veniamo proprio presi in considerazione, veniamo bypassati completamente. Ora, grazie al cielo, l'aria sembra essere diversa. Cioè, il problema che noi ancora percepiamo è che sì, abbiamo una giunta e parte di una giunta che funziona, ma non è la giunta che risolve o un sindaco che risolvono i problemi di una città, è il consiglio comunale, i rappresentanti dei cittadini che risolvono, gli eletti che risolvono i problemi. Ma se noi abbiamo un consiglio comunale che a tutt'oggi non ha il coraggio di approvare un regolamento de deos, sono anni che le imprese non possono lavorare sul territorio, dare servizi sul territorio, l'attrattiva sono anche i deos, perché se io cittadino devo passare un pomeriggio di estate in tranquillità andando in centro, io devo avere i servizi. Che io mi faccia la passeggiata in via d'Aquino e via di Palma e finisce lì, che posso andare avanti, io preferisco andare a Martina Franca, a Monopoli, a Gallipoli, dove sono città dove ci sono i deors, dove le attività produttive, i pubblici esercizi danno un servizio concreto e io ho la possibilità, cittadino, di usufruire del servizio. Taranto questo al momento non lo dà e abbiamo un consiglio comunale che al momento non ha il coraggio di approvare un regolamento del deors. È questo che noi rivendichiamo. Il grosso problema è che c'è una maggioranza molto ma molto litigarella, e dico è un termine così, un eufemismo, e quindi ovviamente certi dissidi nella maggioranza creano una paralisi. Una classe dirigente che vuole bene una città mette avanti il bene della città e non l'interesse politico di turno. È questo che noi riteniamo. Perché solo così, in questo momento particolare di crisi, dove c'è l'Ilva che dà una instabilità economica alla città, perché la maggior parte dei redditi derivano da lì, c'è bisogno di un cambiamento. E questo cambiamento deve partire dal Consiglio Comunale, non dalla Giunta Comunale. La Giunta Comunale può fare le cose concreti, fatti amministrativi, ma è il Consiglio Comunale che applica regolamenti che in questo momento preciso ha bisogno della città. Senza regolamenti comunali la Giunta, l'amministrazione non può avviare un processo di riconversione. Okay. È questo che dobbiamo specificare e che la cittadinanza deve capire. Okay. Giacinto Fallone, presidente del settore autotrasportatori di Casartigiani Taranto. E allora, Fallone, abbiamo parlato di Ilva, abbiamo parlato della piaga dell'indotto, se non arrivano i soldini, no, l'Ilva le imprese non possono, se l'Ilva non paga... L'Ilva ha messo in ginocchio questa città. Le imprese dell'indotto non ricevono soldi, e se le imprese dell'indotto non ricevono soldi, il discorso è fin troppo banale, sembrerebbe quasi da stupidi, ma purtroppo è l'amara realtà. Le famiglie non campano. Certamente, purtroppo a qualcuno non ha anche capito che ci sono degli obblighi fiscali da mantenere per le imprese. Le imprese non possono presentare bilanci in perdita, perché presentando bilanci in perdita devono ripianare il capitale o coprire le perdite. Siccome noi abbiamo già accusato le perdite del 2014, perché a tutt'ora siamo ancora chirografari tutti quanti e ballano 120 milioni di euro, non un euro, adesso noi stiamo accusando il problema dei pagamenti correnti, che tuttora sono una vera chimera ricevere i pagamenti, perché si arrivano a singhiozzo, non arrivano a tutte le imprese nella stessa maniera, con gli stessi mesi di scadenza. Noi trasportatori avevamo stabilito con il famoso sciopero del 2016 di accorciare i tempi a 30 giorni, perché considerando che noi abbiamo delle spese enormi per gestire i mezzi e consegnare la merce, purtroppo questo con il passare dei mesi è diventato un sogno e adesso siamo arrivati a pagamenti a 100-110 giorni e accusiamo la prima perdita,
la possibile seconda perdita, perché non sappiamo come va a finire, non sappiamo quali sono le condizioni dell'eventuale passaggio ai Mittal, se loro si faranno carico dei debiti pregressi o se dovremo attendere altri tempi tecnici per avere i soldi. Nel frattempo stiamo subendo la mancata fiducia di tutti i fornitori che naturalmente, temendo e sapendo che l'Ilva è in ritardo con i pagamenti, ovviamente ha preteso e pretende da noi la chiusura di tutti i fidi, carburanti, meccanici, riparatori, elettrauto, assicurazioni, dobbiamo pagarli per contanti. Ed è una cosa impossibile gestire un'azienda per contanti. Questo nel settore degli autotrasporti, ma penso che valga anche nel settore metalmeccanico, perché i fornitori dei vari prodotti necessari alle loro lavorazioni vogliono essere garantiti da bonifici. Cioè neanche più gli assegni, perché l'assegno non è più un titolo valido. Servono delle risposte. E in tutto questo c'è una totale mancanza di sicurezza sul lavoro, di serenità da parte di tutti i lavoratori, diretti e indiretti, perché quando uno parte da casa e non sa se riuscirà a pagare una bolletta, se riuscirà a portare i figli a mangiare un gelato, se riuscirà l'impresa a ottemperare lo stipendio perché non riesce a ottemperare quelle che sono le scadenze, tasse, perché poi lo Stato da una parte ti toglie, per un'altra parte pretende, non interessa niente se tu puoi pagare e sei incassato. Quindi c'è una destabilizzazione totale di tutto quello che è il tessuto economico, okay, che si riflette anche sul commercio, come bene, Tiziano diceva prima. Poi nella seconda parte chiederemo a Giacinto Fallone i passi che state facendo, nel senso che se vi siete rivolti o vi rivolgerete comunque ai rappresentanti, ai ministeri, perché ovviamente bisogna cercare anche di far sentire la voce, certo, nei ministeri. C'è stato il caso di quell'imprenditore che poi è stato cooptato nel governo, il quale è fallito a causa del fatto che la pubblica amministrazione non pagava e quindi lui, suo malgrado, non per colpa sua, ha dovuto chiudere i battenti. Non vorremmo che lo stesso, non con la pubblica amministrazione, ma ne parleremo per vedere questo rapporto. Ora però andiamo in pubblicità. Bene, ci siamo, seconda parte di Polifemo, ci stiamo occupando del momento che vive l'economia ionica sotto l'aspetto del turismo, sotto l'aspetto dello sviluppo del territorio. Riprendiamo il nostro giro. Mimma Nicchiarico, presidente provinciale di Casa Artigiani Taranto. Beh, ora si è insediato un nuovo governo, bello o brutto che sia, piaccia o non piaccia, cosa chiedete? Perché ci sono stati parecchi impegni per quanto riguarda, almeno a parole, per quanto riguarda degli interventi massicci e delle rivoluzioni in ambito appunto del lavoro, di normative del lavoro. Si è parlato di abolizione della Fornero e tutta una del Jobs Act, tutta una serie di provvedimenti. Cosa vi aspettate come piccoli imprenditori? Cioè quei settori, quelle situazioni in cui l'intervento è indispensabile, pena veramente la scomparsa, la morte delle aziende. Intanto siamo fiduciosi che questo nuovo governo che si è formato, su quelli che sono comunque gli impegni che loro hanno preso anche contrattualmente, ci sta bene e che quindi in effetti mettono in atto. Diciamo che l'inizio, a quanto almeno quello che si vede, si sente, sta andando bene. È chiaro che staremo lì cercando di vedere un po' se questo governo effettivamente farà il bene verso l'impresa, sul piccolo, sul nostro Made in Italy, perché in effetti non c'è mai stata in tutti questi anni data questa importanza, siamo stati lasciati da soli, quindi si è soltanto visto questo fatto di dover fare solo pressione fiscale senza una tutela di quello che era il piccolo, perché oggi comunque l'impresa è quella che dà occupazione. Ecco perché attraverso il sistema nazione, quello che comunque l'Italia è sempre stata quella nazione vista come da parte di tutti
vista come una nazione al turismo, alle bellezze che noi abbiamo. Però chiaramente il bel paese è fatto comunque di gente che lavora, gente produttiva, in questo caso di artigianato, perché l'artigianato in effetti in sostanza a 360 gradi, dico, quello che è la struttura portante della nazione. Quindi quello che noi ci auguriamo, e siamo lì, e certamente faremo anche noi degli interventi, stiamo comunque lavorando anche nel nostro piccolo a far sì che comunque di supportare. La nostra confederazione in effetti si è espressa a favore su questo governo e che quindi a livello nazionale la Casa Artigiani sta da vicino a questo governo che si è formato. Ricci, abbiamo parlato dell'impegno che dovrà esserci del governo, abbiamo parlato del ruolo delle istituzioni locali, degli enti locali, però io dico che c'è un altro fattore, la mentalità del Tarantino, che probabilmente deve migliorare molto, deve ispirarsi rispetto ad altre città e a livello imprenditoriale, ma anche a livello proprio di utenza. Lei ha maturato nel suo percorso, nella sua formazione professionale, delle esperienze all'estero, negli Stati Uniti, certamente un altro mondo. Però per fare un salto di qualità dobbiamo cambiare noi stessi innanzitutto. Sì, sicuramente Luigi, ci sono ancora tanti passi in avanti da fare. Sappiamo che i vecchi proverbi non sbagliano quasi mai, no? C'è uno che dice aiutati che Dio ti aiuta. Dobbiamo sicuramente aiutarci in primis noi stessi per migliorarci e volerci bene, amarci, amare questa città, amare questo paese, per poi sicuramente poter fare dei passi in avanti e essere proiettati al progresso. Rispetto per esempio alla mentalità americana, non è che dobbiamo spostarci chissà dove, attraversare l'oceano e andare in un altro continente, ma dico rispetto a realtà magari più evolute, meno provinciali della nostra, cosa si potrebbe fare? Cioè proprio come spirito, come approccio diverso? Guarda Luigi, posso farti un esempio semplicissimo. In America, per quanto riguarda le imprese, le attività commerciali, comunque sia, non vige la regola del tassare e ammazzare, spennare gli imprenditori, ma bensì dargli una tassazione giusta, equa. Diciamo che grosso modo in tutti gli Stati Uniti stiamo intorno al 32-36% rispetto all'Italia, che vige, o almeno spero vigeva, la regola dello spennare, del supertassare l'imprenditore e non fargli rimanere neanche più un euro in tasca. Sono cose molto differenti. E poi volevo dire anche un'altra cosa molto significativa, la burocrazia. Anche questa è un ostacolo, perché abbiamo parlato di tassazione, ma la burocrazia, e il presidente, il segretario ce ne possono dare atto, diventa un qualcosa di veramente di mostruoso, per cui ecco la necessità di affidarsi alle organizzazioni di categoria, perché se no veramente non se ne esce più. Assolutamente sì. Continuando il discorso americano, ad esempio in America se vuoi aprire un'attività, diciamo che in una settimana grosso modo, se vuoi, puoi tranquillamente aprirla ed essere già operativo. Qui la burocrazia ti permette di aprire un'attività commerciale all'incirca dopo 2-3 mesi, quindi siamo anni luce ancora lontano. E ti deve andare bene, quindi ripeto, dobbiamo sicuramente fare passi in avanti, come ha detto il Presidente, approviamo, appoggiamo questo governo, perché dobbiamo necessariamente essere ottimisti, quindi speriamo che qualcosa cambi, dobbiamo sperarlo. Intanto, non ve l'ho voluto dire, ma ormai la conoscete perché è una delle nostre case, delle nostre sedi abituali, dei nostri dibattiti, la tenuta Montefusco, sulla strada appunto per San Giorgio, Taranto San Giorgio, tenuta Montefusco, il ristorante Sfizi di Teodoto, sale ricevimenti, meeting, convegni, residenza alberghiera, ambiente climatizzati, ampio parcheggio. Anche questa è stata una bella sfida, quella di aver riattato una antica struttura, un'antica masseria, e riattata
immersa nel verde, trasformata appunto in un, in una realtà, in una struttura ricettiva. Qualità e cultura, perché anche questo significa fare cultura. Stefano Castronuovo, segretario provinciale di Casartigiani Taranto. Casartigiani si è soffermata in molte iniziative, in molte attività, nella sua azione meglio, proprio sulla qualificazione professionale. Ecco, quali settori, quali figure avete, io dico, creato, individuato, certificato? Ecco. Beh, noi diciamo ci occupiamo di tutte le categorie artigiane che vanno dalla meccatronica, quindi i meccanici, gli autotrasportatori, il settore alimentare. Quindi abbiamo cercato di, e stiamo cercando di fare un discorso di gestione, di programmazione dell'attività economica in tale, con due direttive principali, la direttiva sindacale e la direttiva, diciamo, di aiuto, di assistenza alle imprese. Come dice il Presidente nazionale, dottor Giacomo Basso, l'impresa, prima di vedere l'impresa, come soggetto giuridico, bisogna vedere che dietro quell'impresa c'è un imprenditore. Quindi quello che stiamo cercando di fare è assistenza all'imprenditore e alla propria famiglia. Questa è l'idea che Casartigiani ha, è la mission che Casartigiani ha a livello nazionale. Da qui quindi deriva le due direttrici, quella sindacale, di cui stiamo facendo un'operazione molto bella a livello nazionale, appunto abbiamo parlato del governo, del nuovo governo, il Presidente nazionale ha voluto appunto che ci sia stato da parte di ogni segretario provinciale, di ogni, ogni presidente provinciale di Casartigiani a livello nazionale, delle richieste, quindi una lettera di richiesta al nuovo governo, ai nuovi ministri. Siamo rimasti abbastanza, diciamo, compiaciuti anche delle parole spese sulle piccole imprese e a quello che era una problematica che sono circa 30 anni che Casartigiani Nazionale sta appunto proponendo, quella della delocalizzazione. Le piccole imprese, gli artigiani, i commercianti non delocalizzano, ma rimangono sul territorio. E qui anche l'azione che stiamo facendo a livello nazionale è di proporre e di chiedere al governo nazionale di fare una legge apposita dove si punisce tutte quelle imprese che delocalizzano, che vanno fuori. E noi siamo, Taranto è un'espressione di questa delocalizzazione, basta pensare a TCT, quindi Evergreen, che ci ha avuto i contributi finché lo Stato ha erogato, quando ha finito di erogare lo Stato ha preso e si è spostata nel Pireo. Per logiche economiche, per logiche diciamo di convenienza, però ha martoriato un territorio. Abbiamo un porto che al momento è fermo e che non sappiamo, sono circa ormai 6 anni, che non sappiamo come sviluppare un'infrastruttura che al momento è una delle migliori in Italia. È pronta ormai, quindi sono stati stanziati tutti questi soldi, ma al momento siamo fermi. Quindi ecco la logica di Casartigiani, è quella sindacale, ma anche di diciamo di accrescimento delle figure e della formazione professionale. Okay. Ma vuol completare? No, va bene così. E allora, Giacinto Fallone, abbiamo parlato di poc'anzi del rapporto che si sta creando con il nuovo governo e, come detto già nella precedente domanda, voi vi dovrete necessariamente interfacciare con i ministeri. Andrà risolta la questione Ilva, ma andrà gestito il rapporto con l'indotto. Che passi intendete fare, o anche magari quelli che avete già fatto con il precedente governo? Perché qui o si prendono decisioni a Roma in alto loco, oppure qui staremo sempre a piangere su noi stessi. Noi abbiamo chiesto come categoria più volte di incontrare i commissari, che però hanno dato buca a tutti gli appuntamenti. Non ci hanno snobbato, esatto. Perché volevamo chiarire, oltre che gli aspetti economici
contrattuali per capire i pagamenti, come intendevano svilupparli, se si deve continuare su questa strada che è ormai insopportabile, ma anche per capire qual è il futuro della categoria, perché noi tra l'altro stiamo subendo la scarsa produttività dell'azienda, che producendo poco, vende poco, anche per incapacità commerciale della gestione, perché non hanno problemi economici nel comprare le materie prime, nel pagare i fornitori, tutti, quindi giustamente la produzione è rimasta quest'anno, l'anno scorso credo che abbia chiuso ai 4 milioni e 700 mila tonnellate, quindi è assolutamente insufficiente a pagare, come si dice, anche la carta igienica. Praticamente abbiamo chiesto questi incontri per capire cosa avverrà nel futuro, visto che Taranto, essendo un bacino d'utenza enorme, perché i trasportatori che vengono a Taranto a ritirare la merce e a consegnarla sono campani, calabresi, siciliani, non solo pugliesi e non solo tarantini, anzi, se devo dire, i tarantini siamo l'ultima ruota del carro, nonostante offriamo un servizio puntuale, un servizio con la massima disponibilità, visto che oggi ci hanno quasi configurato come dei tassi, ci chiamano agli orari più strani, nei momenti più strani, dobbiamo andare lì e tenere disponibili mezzi e persone, che è una cosa difficilissima in questo momento, e poi subire anche tutte quelle che sono le problematiche nello stabilimento, perché nello stabilimento non funziona più niente, non c'è un mezzo per caricare le merci, per scaricare le merci, se lo dividono in più reparti, il personale, ripeto, non lavora più con la, sicuramente con lo stesso attaccamento alla maglia con cui lavorava prima, ci sono svariati problemi, sono stati tutti evasi. Volevamo anche sapere come ci rapporteremo con Mittal, se ci sarà un passaggio dei contratti, perché i contratti sono stati prorogati al 30 giugno. A questo non lo so, perché mi chiedo chi è che verrà a investire a Taranto. E sapendo, se non ci sarà Mittal, chi pagherà gli stipendi? Chi pagherà gli stipendi? Si parla di una proroga di altri 3 mesi per la gestione commissariale, però bisognerà trovare i fondi per finanziare questi altri 3 mesi. Cioè, infatti l'ho chiamato uno stipendificio più che un'acciaieria, perché produce soltanto, deve sta lì per pagare gli stipendi ai commissari, che chissà perché hanno tutto un atti segretati, non possiamo sapere quanto è il costo di questa gestione commissariale che paghiamo sulla nostra pelle, e gli stipendi in solidarietà per la maggior parte in cassa integrazione agli operai. Delle aziende ne abbiamo già parlato, sono quasi tutte sull'orlo del fallimento, e ne è esempio l'azienda La Caita, che ha portato i libri in tribunale non essendo più disponibile a stare nel tritacarne. Bene, ora gli obblighi pubblicitari e poi la terza parte di Polifemo, a tra poco. Terza parte di Polifemo. Siamo nella tenuta Montefusco, ci stiamo occupando del momento economico che vive Taranto, tra sofferenze, dolori e prospettive, fermo restando il fatto che abbiamo delle potenzialità. Io dico che questo deve essere il punto di partenza, è un buon viatico, è un ottimo viatico, a condizione che queste risorse vengano davvero sfruttate per quello che sono, per quello che valgono. Riprendiamo il nostro giro da Mimma Annicchiarico, presidente provinciale di Casartigiani Taranto. E allora, la realtà di Taranto, la città di Taranto, l'unione che deve esserci in città. Una città troppo spacchettata, troppe gelosie, troppe invidie. In una sola parola, mancanza di dialogo. È all'interno delle associazioni, è con le istituzioni, e tra le istituzioni stesse. Questa parola unione qui non esiste, in altre città d'Italia fortunatamente per loro sì. Taranto purtroppo, lo dobbiamo dire, è una città molto provinciale, molto. E purtroppo la situazione è quella che è stata innanzi prima detto, descritta. Abbiamo questa situazione dell'IVA, abbiamo questa situazione un po' di tante strutture che abbiamo, strumenti che potremmo tranquillamente utilizzare, mettere a disposizione, però purtroppo che cosa avviene? Che ognuno è come se lavorasse per sé, però queste cose poi non si incontrano. Cioè un po' sono gli enti, no? Cioè, le rette paralline, no? Che non insomma, si anche il porto stesso, prima si parlava del porto, no? E dice, oddio, è tutto pronto, è lì,
L'aeroporto, idem. Dico, e che l'aeroporto è della stessa misura. Dico, ma da chi proviene, da chi viene il fatto di dover mettere in campo e in movimento quello che abbiamo? Allora significa che proprio ci dovremmo mettere tutti intorno a un tavolo, no? Ognuno per le proprie competenze e vedere che cosa ci manca per far sì che tutto questo possa partire. Taranto ha bisogno comunque, si parla di riconversione, bene, la riconversione come avviene? Avviene che prima intanto dobbiamo cercare proprio a livello nostro interno, proprio come cultura, di andare oltre, di vedere che effettivamente stiamo perdendo quello che l'industria ha dato fino adesso del lavoro dipendente, che sembrava come se fosse, diciamo, il beneficio, no? L'economia che girava. Ma adesso, proprio davanti a questa situazione che abbiamo, di questa perdita possibile del posto di lavoro dipendente, dobbiamo cercare di capire che effettivamente abbiamo bisogno adesso di mettere in campo quello che sono proprio l'attività di sfruttamento, scusate se uso questo termine, di sfruttamento del territorio. Quindi gli strumenti ci sono, le strutture ci sono, abbiamo lo strumento, dobbiamo metterli in moto. Quindi quello che in questo momento è necessario è che ognuno per le proprie competenze e responsabilità che ha deve mettersi insieme e vedere come far partire questa città in maniera proprio completamente diversa da quello a cui abbiamo vissuto ieri. Lei ci crede? Ma io sono fiduciosa. Perché, ripeto, abbiamo esperienze passate non molto... Forse dobbiamo cercare di scegliere anche quando andiamo a votare purtroppo le persone giuste, o quantomeno chi ci mette le persone a quel posto devono essere persone capaci di volere il bene della città, cioè persone capaci, ma soprattutto dobbiamo anche essere noi un po' a ribellarci di quel sistema o di quel personaggio che viene messo lì, perché comunque c'è qualcuno dietro che manovra un po' i fili. E questa storia deve finire. Taranto ha bisogno di essere governata da noi tarantini, ma noi tarantini dobbiamo capire che non ci possiamo sempre lamentare, dobbiamo essere fattivi. Quindi ci deve essere una questione di coscienza nostra e di responsabilità, al punto di dire ci lamentiamo, facciamo, ma poi dove andiamo? Allora dobbiamo finirla. Io, sapete, sono un giornalista atipico, nel senso che dico la mia senza problemi, prendendo anche posizioni molto dure, molto forti, creandomi nemici e quello che sia. Io dico che il sindaco deve invertire la rotta. Deve essere data davvero una scossa, ci dovrebbe essere una shock terapia, tra virgolette, esagero, a Taranto, per davvero rivoluzionare una situazione che non vorrei arrivassimo a quello stato triste di stagnazione che abbiamo avuto negli scorsi 10 anni. Ci sono delle belle professionalità in giunta, e allora sfruttiamo queste professionalità con l'apporto di un consiglio comunale che deve essere fattivo e che non deve badare agli interessi del proprio cortile, ma va data una svolta. Sto notando un certo appiattimento. Ecco, vorrei per esempio... parlato e nominato del sindaco. Ecco, il sindaco è il primo cittadino, è colui che avrebbe dovuto prendere per mano tutti gli attori, per esempio, no? Lui è l'imprenditore. A maggior ragione. A maggior ragione, perché praticamente lui doveva essere la parte trainante. Proprio la locomotiva, diciamo. Sì, la locomotiva, anche perché lui è un imprenditore, alla fine sa benissimo che cosa significa. Quindi non, era lui, cioè io pensavo che, ecco, con questa nuova amministrazione, che ripeto, funziona da una parte nell'ambito proprio delle capacità, delle però competenze che sa. Però non bastano le singole. Il sindaco capacità. È importante, è l'uomo, quindi è lui. Io mi auguro che comunque, chissà, un domani ci sia questo cambiamento, di prendersi lui le responsabilità di essere un sindaco, di essere il primo cittadino, e quindi deve volere il bene della città, dei cittadini tarantini, e lo deve dimostrare. E io mi auguro che avvenga presto. Tiziano Ricci, lei, abbiamo analizzato questa situazione, le idee per, io dico, rivoltare il commercio come un calzino, occorrono le idee, la situazione è quella che è, c'è la crisi, c'è la questione ILVA, mancano i soldi, c'è la tassazione alle stelle, c'è la burocrazia, tutte queste disgrazie, però dobbiamo dare
un colpo di reni. Io dico con la forza delle idee. Lei, Ricci, cosa ha partorito? Allora, innanzitutto, come ha detto il Presidente, sicuramente sarebbe giusto essere propositivi e non lamentosi e negativi, perché altrimenti non si va avanti ma si va sempre indietro. Un'idea sicuramente per il Sindaco potrebbe essere quella di farsi vedere magari un po' più in giro per la città, farsi vedere un po' più a contatto con la gente, per non perdere proprio la realtà da ciò che realtà proprio concreta rispetto all'essere barricati magari nel palazzo. Esattamente. Che sarebbe, si tocca con mano. Mi piacerebbe conoscerlo, magari aiutarlo nel migliorare questa città. E poi, per quanto riguarda il commercio, ci siamo visti, ripeto, sempre con l'assessore Tilger, abbiamo fatto le nostre proposte sia piccole che grandi, a partire dal... ti posso fare degli esempi? Facciamoli. Posso dirti che abbiamo proposto di mettere delle panchine in Piazza Immacolata, visto che il cuore di Taranto, il centro indiscusso, non si è mai vista una panchina, cioè è impressionante. Una persona si prende un succo di frutta, si prende un panzerotto, si prende una cosa, non sa dove sedersi, è una cosa allucinante. Il centro di Taranto e non ci sono panchine. Abbiamo proposto fare dei parcheggi su via Mignogna e via Berardi, che sono delle vie molto grandi e sono lasciate un po' a se stesse, sono delle vie abbandonate. Abbiamo proposto sicuramente degli eventi, una programmazione di eventi da poter attuare. Questo vedremo se si farà a seconda di quello che ne emergerà dai bilanci e quant'altro. Abbiamo parlato di crociere, quest'anno purtroppo ce ne sono state pochissime, il prossimo anno ha detto l'assessore che ce ne saranno il doppio, se non di più, perché ci sarà una nuova compagnia. Quindi ci sono delle prospettive positive, vediamo se andranno avanti. Io ho sentito ultimamente in questi giorni di una proposta che ha fatto il ministro Salvini di far tornare il servizio di leva obbligatorio, che a mio avviso... Mi piace Salvini. A me piace Salvini, sì, mi piace anche la proposta che ha fatto, perché è un po' il ritorno alle tradizioni. Io ero piccolino, mi ricordo quando Taranto era invasa di militari, Taranto è una città marinara, quindi era bellissimo vedere tutti questi marinari. La leva si riferisce al servizio di leva, assolutamente sì, quando era obbligatoria, io ricordo, ero bambino e Taranto era invasa di questi militari che comunque sia portano anche ricchezza alla città, portano un giro di economia non indifferente. Infatti a San Vito, che praticamente c'è la scuola CEM, quando in questo periodo ci sono tanti militari e quelle attività infatti stanno vivendo in una maniera... Esattamente. Quindi ci sono queste cose che secondo me porterebbero sicuramente un grande cambiamento alla città di Taranto. Poi logicamente bisogna lavorare sull'università, che io ho sempre detto, è inaccettabile che Taranto non abbia delle università sue, è inaccettabile che si sia chiusa un indirizzo universitario a Taranto, ed è inaccettabile che a Taranto non ci sia una concezione del turismo tale da veramente renderla una città turistica, perché se Taranto fosse universitaria e turistica si potrebbe dire che l'Ilva non avrebbe più senso di esistere. È chiaro. Il momento, poi abbiamo sentito varie campane, varie situazioni, Castronuovo, il momento della sintesi. Noi abbiamo in questo momento due problematiche. Una problematica che è quella dell'Ilva, che è una problematica che noi dobbiamo affrontare in quanto esiste, è reale. La nostra economia purtroppo è stata, per scelte sbagliate, politiche del passato, basata soltanto su questa monocultura Ilva, che bisogna risolvere. Quindi la cosa che noi chiederemo sicuramente ai ministeri, prima abbiamo parlato, no? I rapporti, dovete parlare, l'indotto deve parlare con i ministeri. Chiederemo prima di tutto la sospensione di tutte le tassazioni per le imprese dell'indotto, quindi contributive, previdenziali, perché solo così possono queste imprese riconvertire e ripartire, perché la problematica è la riconversione. La riconversione si fa aiutando le imprese che sono state fatte fallire, perché io mi ricordo quando andammo nel Ministero dei Trasporti e il Ministro Lupi il pomeriggio disse una cosa e la sera fu cambiata poi in Parlamento.
la questione della prededucibilità degli autotrasportatori. Quindi riconversione come primo punto, ma poi c'è bisogno anche che si attuino, non c'è bisogno di grandi progetti, si è parlato grandi progetti, la ZES, il porto, la ristrutturazione della città vecchia, ma il problema è che qui a Taranto mancano le imprese per far funzionare il porto, non ci sono imprese, a parte l'Ilva, non ci sono imprese di produzione che acquistano merci o inviano merci, non ci sono piccole imprese che danno un servizio al territorio, ok, ma non ci sono imprese che possano far funzionare il porto in questo momento, quindi Evergreen, TCT, MSC non ha interesse a far arrivare qui merci, era soltanto uno scalo di passaggio, questo ce lo dobbiamo dire, dobbiamo essere molto chiari, per far arrivare le imprese a Taranto c'è bisogno che il comune e il governo creano degli incentivi per far arrivare le imprese a Taranto, incentivi, il costo del lavoro non è possibile a tutt'oggi far ripartire Taranto, ma l'Italia in generale, se per tre dipendenti io devo pagare 1.500 euro tra contributi, previdenza sociale e ci sono tanti altri balzelli, è pari a uno stipendio di un dipendente, quindi il costo del lavoro è troppo alto, non è possibile fare impresa in una città dove la Tari e la Tasi sono al massimo storico, dove abbiamo una municipalizzata quale l'Amio che ogni anno aumenta il proprio bilancio, il costo del servizio invece di diminuirlo, perché c'è stata l'incapacità gestionale di questa municipalizzata. Tutt'oggi c'è, abbiamo richiesto incontri al Consiglio Comunale, abbiamo richiesto incontri alla direzione specifica, ma tutt'oggi non abbiamo risposte. Allora, se vogliamo far ripartire Taranto, bisogna dare una mano a queste imprese che sono state condannate a morte dallo stesso Stato e da chi ci ha governato fino adesso, e dare incentivi, far ripartire, far arrivare le imprese, far creare imprese, perché senza imprese nella città Taranto non riprenderà mai e non avrà mai turismo, questo ce lo dobbiamo dire. Fallone, siamo in estate, ma immaginiamo un momentino se fossimo a Natale e dovessimo dire: caro Babbo Natale, caro governo, non Babbo Natale, virgola, l'imprenditore tarantino cosa chiede? L'imprenditore tarantino, come ha detto Stefano, chiede anche la conversione giusta, perché non si deve più vivere di solo Ilva, perché la monocultura dell'acciaio non ci ha fatto bene, anche se io ho chiesto a qualcuno che parla sempre di turismo quale fosse il turismo a Taranto prima dell'avvento dell'Ilva, quanto era il reddito pro capite del tarantino prima, quanto erano le case di proprietà prima che venisse lì. Era un altro modo di vivere, però io l'ho vissuto, io ero ragazzino. L'operaio viveva per quello che era il suo tenore di vita in modo dignitoso, il funzionario, l'imprenditore. Adesso è tutto appiattito, perché non c'è più una differenza, anzi l'imprenditore soffre perché deve pagare il suo dipendente e certe volte evita di investire del denaro o di spendere soldi propri per questo motivo. Cosa si potrebbe fare? Il porto giace fermo da anni, come ha detto Stefano, so che ci sono 3-4 richieste di concessioni che sono ancora ferme lì e che ci sono dei problemi di assetto per le varie richieste della metratura. Quindi è urgentissimo questo problema da risolvere, perché potrebbe dare già un piccolo sfogo ai dipendenti ex TCT e sicuramente al comparto degli autotrasportatori, dei commercianti, degli operatori del porto. Poi cosa si potrebbe chiedere? Si potrebbe chiedere a Leni un ristoro di quelli che sono i costi del carburante per i tarantini. Cioè, noi paghiamo il gasolio e la benzina più di città dove non c'è la raffinazione, dove non c'è questo movimento, e questo potrebbe essere già un piccolo vantaggio, perché avere, quello che conta è avere i soldi in tasca, non la fantasia di Renzi degli 80 euro, quelle sono soltanto delle elemosine che non servono a risolvere nulla. Bene, e allora il momento dei saluti, abbiamo cercato di fare una puntata con Casartigiani perché dicevo è il mondo proprio dell'artigianato che sente le sofferenze maggiori e rappresenta il termometro, è in grado di monitorare, di fotografare la
la situazione di poter dare degli impulsi appunto attraverso le richieste che provengono dalla base. Allora ringraziamo Mimma Nicchiarico, segretario presidente provinciale di Casartigiani Taranto, il presidente della categoria alimentare di Casartigiani Tiziano Ricci, ringraziamo il segretario provinciale di Casartigiani Taranto Stefano Castronuovo, ringraziamo Giacinto Fallone, presidente del settore autotrasportatori di Casartigiani Taranto. E così ce ne andiamo in pubblicità, al rientro una nuova parte, un evento, l'evento paesaggio dedicato al mondo della fotografia, una bella iniziativa del centro provinciale per l'istruzione adulti, il CPA di Taranto. Ma tutto questo subito dopo gli obblighi pubblicitari. Non cambiate canale, restate con noi.